Gli abitanti di un pianeta lontano raccolgono un segnale proveniente dalla Terra. Incuriositi, inviano un emissario che indaghi sull'origine del segnale. Quando ritorna, la loro curiosità si trasforma in sbalordimento quando vengono a sapere che chi ha inviato il segnale sono macchine, macchine di carne. Sono loro che governano il pianeta. Non è possibile che la carne pensi, replicano gli abitanti. Saranno fatti come noi, in parte carne, in parte carbonio quantico. No, replica l'emissario. Sono fatti solo di carne e ossa. La notizia getta nell'incredulità l'uditorio. Non è possibile, obietta ancora qualcuno. Devono avere una qualche parte pensante come il cervello. Anche il cervello è fatto di carne, replica ancora l'emissario. Sono fatti di carne che si guasta anche presto ed è per questo che vivono poco. È incredibile pensare che un pezzo di carne produca un pensiero e come credere che gli attori di una telenovela vivano nel televisore. Questa storiella è una metafora proposta dal professor Sergio Felipe Oliveira, un neuroscienziato brasiliano. Se ci pensi bene, è questo ciò che pensa la maggior parte della gente. Scambia la materialità di cui siamo fatti per autocoscienza. Eppure, nel corso del tempo, ciascuno di noi cambia. Tu non hai più nulla, né carne, né ossa, né cellule, di ciò che eri quando eri neonata, e neppure di quando eri bambina, adolescente, giovane e adulta. Eppure ritieni di essere sempre te stessa. Mantieni la coscienza di te e dell'ambiente che ti circonda. Oggi si paragona il nostro cervello a un computer. Di fatto lo è. Ma che io sappia, non esiste alcun computer capace di produrre i propri programmi. Il software è qualcosa che viene creato da un programmatore ed è lui che installa il programma nel computer. Quindi i pensieri, l'immaginazione, i sentimenti non possono nascere nel cervello. Devono provenire da fuori ed ivi installati. È una questione di logica, di raziocinio informatico, se vuoi. Roger Penrose, un fisico britannico, sostiene che l'essere umano è una creatura biologica, psicologica e spirituale, basandosi sui teoremi di Kurt Gödel, un matematico, per cui un sistema, per quanto complesso come potrebbe essere il tuo corpo, non può avere autocoscienza. C'è un'impossibilità matematica per la quale il tuo cervello non può produrre la propria autocoscienza. Di conseguenza la coscienza deve provenire da fuori. Il cervello è soltanto uno strumento impiegato dalla coscienza. Obietterai che la mia sia una posizione troppo fideistica, spiritualista. Preferirai la visione concreta di una coscienza che si spieghi nei termini puramente materialistici di un meccanismo di trasmissione elettrica da parte dei neuroni. Forse per te è preferibile restare nell'ambito concreto della scienza intesa in senso materialistico. Mi spiace darti una cattiva notizia. Non esiste alcun lavoro scientifico che provi che il materialismo sia una realtà esistenziale. Come dire, non ci sono prove scientifiche del materialismo. Se un qualunque ricercatore propone una visione materialistica su un qualsiasi argomento, si tratta sempre di una sua visione personale, non della scienza. Vedi questa sedia? Questo tavolo? Questo signore seduto al tavolo? Credi di vederli. In realtà vedi soltanto la luce che si riflette su di loro. Senza luce non vedresti nulla. La materia in se stessa è invisibile. Da che cosa è composta la materia? Di atomi. E che abbiamo intorno al nucleo di un atomo? Uno sciame di elettroni. Che cosa succede se avvicini un elettrone ad un altro elettrone? Si respingono perché possiedono la stessa polarità. Quando tocchi un qualsiasi oggetto materiale, ciò che percepisci è una reazione tattile, non è un vero toccare, è la forza di repulsione elettrostatica tra gli elettroni. Se mi vedessi camminare in questo momento, dovresti sapere che il pavimento che sto calpestando è fatto di elettroni, quindi in realtà non cammino, fluttuo sul pavimento perché anche i miei piedi sono fatti di elettroni e anche in questo caso vi è una repulsione elettrostatica. Se davvero fossimo in grado di toccare la materia, avremmo una fusione di atomi. Ogni stretta di mano, ogni abbraccio si concluderebbe con una esplosione. La materia è in fondo invisibile e intangibile.
E cosa fa il materialista? Crede in ciò che non tocca e non vede. Converrai con me che bisogna avere molta fede per essere un vero materialista. E allora, per concludere, se un atomo è composto al 99,99999% di energia e per lo 0,00001 di materia, allora di fatto io sono meno di niente. Ma allora perché rivolgo la mia attenzione unicamente a quella minuscola percentuale di materia quando io sono molto di più? Il mio più grosso limite è forse quello di definire la mia realtà in base a ciò che credo di percepire con i miei sensi?